Il caffè dello sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Il caffè dello sport. Ogni martedì su Radio Attività. Nuotare è affrontare una nuova avventura motoria in un ambiente, l'acqua, ricco di stimoli ed emozioni. E allora lanciamoci in questa avventura radiofonica, il caffè dello sport, come tutti i martedì su Radio Attività con Guido Roberti e Massimo Petronio. Che profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto! Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica! Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Buon caffè e buona puntata a tutti! Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport. Buon pomeriggio gentili amici di Radio Attività, un saluto da Guido Roberti, ben ritrovati all'appuntamento con il Caffè dello Sport, la rubrica settimanale dedicata allo sport sulle frequenze nostre, quelle di Radio Attività. Siamo nel mese di novembre, nel vivo di tutte le principali realtà della nostra città. Oggi ci concentreremo su una realtà ben radicata che propone diverse discipline. Ve la sveleremo tra poco, prima naturalmente diamo il ben ritrovato al collega. Ciao Massimo, Massimo Petronio. Ciao Guido, un saluto a tutti gli amici di Radio Attività. Buon pomeriggio o buonasera, a seconda se ci state ascoltando, alle 14.15 o in replica alle 20.15. Io vi ricordo subito anche che tutte le puntate le potete riascoltare sia su Facebook, sulla nostra pagina Il Caffè dello Sport, che su YouTube, quindi anche lì potete recuperare tutte le varie puntate che eventualmente vi siete persi in questo inizio di stagione 2015-2016. Presentiamo allora gli ospiti di oggi, perché oggi ci concentreremo sulla società Triestina Nuoto, che è divisa in tre sezioni di fatto: la sezione nuoto sincronizzato e la sezione tuffi. Noi ci concentreremo in particolare sul nuoto oggi con due ospiti che vado subito a presentarvi. Si tratta del tecnico e l'allenatore Fulvio Zetto. Benvenuto a Radio Attività, Fulvio. Benvenuto, grazie tante. E con un'atleta giovanissima e anche bellissima, Giulia Battistuta. Ciao Giulia, benvenuta. Grazie, buongiorno. Attenzione perché Guido già ci prova, qua mi pare subito così in diretta radio. Allora, benvenuta a Radio Attività, benvenuti al Caffè dello Sport. Partiamo prima proprio raccontando com'è strutturata proprio la Triestina Nuoto. Quindi quali sono le sezioni, parola quindi a Fulvio così ci fai una panoramica. Un piccolo inciso, come Triestina Nuoto, noi facciamo nel 2019, fra pochi anni, facciamo il centenario. Però. Nel 1919, naturalmente, la Triestina ha incominciato a fare l'attività. Le sezioni erano parecchie, c'era il nuoto, c'era l'atletica, c'era la ginnastica e dopo altre attività che adesso non so, probabilmente qualcosa che adesso non fanno più, la scherma, no? E poi c'era il calcio, Unione Sportiva Triestina, erano tutti insieme, tutte e sei. Noi siamo l'unica che è rimasta dal 1919. Vogliamo sapere anche il segreto allora di questa longevità. È vero. Per insegnarlo anche a colleghi, diciamo, di altri sport. Noi ci mettiamo tantissima passione, tantissima abnegazione, pochissimi soldi. I pochi soldi sono il trucco. Con pochi soldi vai dappertutto, insomma, ormai dobbiamo girare questa cosa. Invece gli altri sport, come per esempio, ho già fatto l'anno scorso un'intervista col calcio, è fallito un 5-6 volte, credo, sì, no? Lo sappiamo bene, purtroppo. È vero. Purtroppo comunque, sono alquanto esperto di quello sport, che forse sport non comunque, lo è più e meno qua. Comunque questo secondo me era una cosa da rimarcare, no? Cioè l'unica sezione è rimasta da 100 anni ormai, no? Perché faremo fra 3 anni il centenario. Ecco, sì. Allora, tornando a bomba, la nostra sezione è quella del nuoto. Io faccio l'allenatore in prima della Triestina e sono arrivato alla Triestina nel 1979 come paranuotista, dopo essere stato a Ledara qualche anno, più di 10 anni a Ledara. Ho finito la mia carriera di paranuotista, facevo il portiere alla Triestina, però nello stesso tempo dal 1980 facevo le due attività insieme, cioè sia il portiere sia l'allenatore. Per i primi 2 anni ho fatto l'allenatore in seconda di Franco Del Campo, il famoso
olimpionico di nuoto, poi lui ha un po' abbandonato progressivamente l'attività e io ho preso il suo posto, e nell'84 in poi sono capo allenatore, perciò 84, sono più di 30 anni, 32 anni che sono capo allenatore con la Triestina, come allenatore sono dal 1980, perciò non è male, insomma. Una scheda di presentazione di Giulia invece, il tuo percorso, prova a descriverti un po'. Invece io ho 19 anni, nuoto dalla Triestina ormai ormai da un 5 anni, diciamo che quello che caratterizza la nostra società in particolare è la dedizione degli atleti. Tutti quanti dando il massimo si concentrano e allo stesso tempo siamo un bellissimo gruppo. Ridiamo, scherziamo, però in momenti seri insomma sappiamo concentrarci e dare il massimo. Quali sono proprio i vostri ruoli? Perché so che recentemente, al di là del fatto di Fulvio allenatore e Giulia atleta, a tutti gli effetti, avete anche un ruolo a livello, diciamo, dirigenziale, tra virgolette, sì, possiamo dirlo così. Siamo nel consiglio direttivo della Triestina, io come capo allenatore rappresento tutti i tecnici della Triestina, che sono circa 40 in tutte le varie discipline, mentre Giulia come atleta fa la rappresentante degli atleti, è stata eletta democraticamente. E quindi dobbiamo riferire le richieste da parte dei atleti e allenatori al consiglio direttivo, no? E dopo si vede, insomma. Qual è la richiesta che vi faranno più spesso? Se siete nuovi in questo ruolo, giusto? No, io sono già stato 2 o 3 volte, poi ero delegato ad altre persone perché non voglio fare assolutamente l'imperatore di niente, però la roba più importante, le cose più importanti che ci dicono gli allenatori è di guardare un po', di salvaguardare un po' gli stipendi, queste cose qua, che anche se sono non stratosferici, però sono sempre dei contentini che uno deve avere, insomma, per andare avanti con l'attività, insomma, no? E per quanto riguarda gli atleti, Giulia? No, noi invece problematiche, questo è il primo anno comunque che sono state elette, problematiche non ci sono, noi non so, parliamo più di tute, divise, cose del genere, ecco. Più nel tecnico, avete capito, gentili ascoltatori, che questa è una bella puntata con una realtà sana e soprattutto storica, come abbiamo appreso dalle parole di Fulvio. Ci concediamo una prima breve pausa in linea agli sponsor di questa trasmissione, poi torniamo sempre qui sulle frequenze di Radioattività. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare la teccia. Poste aspetti, chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin, te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività il primo refill è gratuito. Il caffè dello sport ogni martedì a Radioattività. State ascoltando il caffè dello sport su Radioattività con Massimo e Guido e gli ospiti di oggi, Fulvio e Giulia della Triestina Nuoto. Tra l'altro nel periodo non collegato nel fuori onda stavamo assistendo anche a uno scontro generazionale, possiamo definirlo così, tra i due ospiti per quanto riguarda la scelta musicale che sapremo dopo, conosceremo dopo. Apprezzata da Giulia e un po' non tanto condivisa, diciamo, da Fulvio, però quello che vi parliamo adesso, che raccontiamo adesso, è proprio della Triestina Nuoto. Allora, come hai cominciato tu, Giulia, come ti sei affacciata al mondo del nuoto e poi più avanti durante la puntata ci racconterai anche di
cosa hai combinato in questo mondo, in questi anni, ecco. Sicuramente l'esperienza, diciamo, di mia mamma, la ex nuotatrice, anche lei agonista, mi ha indirizzato, diciamo, verso questa strada e è diventata anche la mia passione, una passione condivisa in famiglia. E in questi ultimi anni sei stata, a quali gare hai partecipato? Che risultati hai raggiunto? Così ti descrivi anche un po' per gli ascoltatori di Radioattività. Gli eventi più importanti sono stati i campionati italiani invernali che si tengono a Riccione e invece quegli estivi a Roma. E mi sono classificata, insomma, ho partecipato nella disciplina del dorso e nello stile libero. Una domanda che esula un po' dalla vostra realtà, ma per guardare al panorama nazionale, secondo te il nuoto a livello nazionale, parlo quindi degli atleti a grandi livelli, donne e uomini, come siamo messi? Che momento è storico per il nuoto in Italia? Sì, una considerazione da entrambi, così vediamo le diverse posizioni. Ma secondo me siamo messi molto bene rispetto agli anni 70 e 80, abbiamo fatto dei passi da gigante. Negli anni 70 e 80, cioè per guardare meglio, fino alle Olimpiadi del 72 a Monaco, 76 a Montreal, eravamo molto indietro, tecnicamente proprio, no? Invece dopo, con gli scambi fra allenatori, tanti ragazzi sono andati all'estero a nuotare, adesso abbiamo colmato quasi del tutto il gap, anche se non andiamo in finale per 10 volte alle Olimpiadi, insomma, che abbiamo pochi finalisti, però abbiamo delle punte, tipo Pellegrini, tipo Paterinieri, avete sentito parlare, che sono proprio a livelli assoluti, insomma, una volta non li avevamo, assolutamente, riuscivamo a fare qualche finale, però... La nostra prima bravissima atleta è stata la Caligaris, no? A Monaco nel 72. Lei è stata quella che ha trainato il movimento femminile prima e dopo anche il movimento maschile. Dopo la Caligaris è arrivata la Pellegrini come donna, che ha portato avanti incredibilmente questa nostra disciplina fino a portarla a livelli, cioè fino a raggiungere quasi i livelli degli americani, dei russi, insomma, che sono fortissimi, di australiani. Fulvio, che caratteristiche ha Giulia come nuotatrice e su cosa potrebbe migliorare e che prospettive ha in questo mondo? Purtroppo, come prospettiva, adesso lei studia, ha cominciato, per fortuna, è stata presa a medicina all'università, è una cosa incredibile, è come vincere una medaglia ai campionati italiani. E allora, purtroppo, per questa sua passione che dovrà, questo suo studio, dovrà un po' come si chiama, però dovrà diminuire la sua partecipazione alle gare. Comunque lei è un'atleta seria, onesta, nuota, non rompe le scatole, e quelle ubbidienti, no? Quelle che le dice le cose le fa, e questa è la cosa migliore per un atleta, mentre ce ne sono certi che le dici una, due volte, tre volte e fanno sempre quello che vogliono, e quelli sono gli atleti peggio. Lei invece è molto disciplinata, è una brava ragazza. Beh, un classico dell'intervista radiofonica, lui ha steso le lodi al tuo carattere e adesso tocca a te dire qualche parola sul tecnico, su Fulvio. Giusto. Beh, sicuramente Fulvio come capotecnico è in grado di tiene unita la società, riesce a indirizzare gli atleti, anche, diciamo, quelli più piccolini senza esperienza, subito li mette in riga, no? Che magari sono meno consapevoli, tutto quanto serve, diciamo, a queste nuove generazioni, sempre un po' più, diciamo, viziato, secondato in tutto per tutto, invece insomma metterli in regola, in riga, e insomma, soprattutto, ecco, insegna come l'impegno, la dedizione, la costanza, insomma, prima o poi danno i risultati. Ecco. Giulia, le tue specialità sono, hai detto prima, il dorso e lo stile libero. Hai scelto tu, così, proprio praticando il nuoto, che ti sei diretta verso quei due, o come funziona? Più di solito gli atleti scelgono una sola, due, provano tutte? Qual è proprio il percorso dell'atleta in questo senso? Ma penso che
con l'età, ecco, soprattutto in base al fisico, uno è più capace o meno, riesce meglio in uno stile rispetto che nell'altro, ecco. Ma diciamo che per gli ascoltatori Giulia è molto alta, quanto sei alta? Io sono 1,80. Quindi diciamo è l'altezza, chi è molto alto predilige, sì, quindi il dorso stile, è il dorso si libera, no. Sì. I ranisti possono essere un po' più non tracagnotti, ormai nessuno è piccolo, nessuno. Quando ne vediamo per esempio in televisione la Efimova, no? Che è una campionessa, tutti dicono questa ragazzina, così dopo vai vicino, è più alta di me, capito? Sono tutte alte 1,80 m queste qua, anche le raniste, le delfiniste, perché ormai questa generazione, la sua e anche quelle che verranno, perché ormai parliamo di campionesse del 97-98, sono tutte enormi, cioè gli uomini sono enormi, cioè se tu non speri adesso non sei alto sopra il 1,95 m, non funziona poco, cioè non riesci ad andare alle Olimpiadi. Qualcuno va lo stesso, però la maggior parte, se tu guardi la finale per esempio dei 100 stili liberi alle Olimpiadi, fa effetto basket, no? Tu guardi per televisione il basket e sembra che siano tutti normali, no? Dopo vai in campo e li arrivi al bacino, no? E invece in finale Olimpiadi, l'ultima Olimpiadi che si sono svolte a Pechino, quell'altra. A Londra, nel 2012. 2012 a Londra. Il più basso era alto 2,2. Guido, niente 100 stile libero. penso anche per una questione di chili, più che altro. Però tutti enormi sono adesso. Prendiamoci ancora una pausa, questa volta una pausa musicale, poi avremo anche suggerimenti pubblicitari. Adesso è il momento della musica, scelta in questo caso più da Giulia, come diceva Massimo, che dal nostro Fulvio. Ma apprezzerà anche Fulvio sicuramente. Con Jovanotti andiamo, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. 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 Siamo noi, io e te. Volevo dirtelo, perché se non è il cuore, sono sicurissimo. Amore. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. Scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa. Vivi, lavora green, in via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. Ben ritrovati amici di Radioattività, questo è il caffè dello sport in questa puntata di martedì 17 novembre. Io rubo qualche secondo per ricordarvi naturalmente il messaggio relativo all'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, il lavoro della sezione regionale in questo caso, presieduta dal presidente Giorgio Maranzana. Andate a consultare il sito internet dell'ADMO FUG per capire l'importanza della donazione, il primo step che è quello della tipizzazione per cercare di valutare se il vostro sangue, il sangue di persone, ragazzi, giovani in particolare tra i 18 e i 35 anni, sia compatibile potenzialmente con qualcuno che da qualche parte nel mondo attende il trapianto di midollo osseo. Quindi non costa nulla informarsi, mi raccomando, ADMO FVG.
Torniamo alla realtà di oggi, però, la nuoto, la Triestina Nuoto, con Fulvio Zetto e Giulia Battistutta. Abbiamo capito, Fulvio, che la tua è una carriera ricca, hai dato tanto in questi anni, stai dando tanto questi anni. Diamo qualche numero. Adesso è un'attività comunque florida, quella della sezione nuoto. Ci sono atleti di prospettiva, così dal tuo occhio? Con il mio occhio di falco posso dire noi abbiamo circa 30-35 agonisti che nuotano con me, e di questi 35 io ho delle buone speranze per una decina che, di quelli più avanzati d'età, cioè avanzati parliamo di diciottenni, non di cinquantenni, mentre fra i più piccolini io spero di portarne avanti a delle soddisfazioni abbastanza decenti, almeno 6-7 insomma. Comunque, ripeto, è durissimo, è molto difficile. C'è una selezione molto dura. Spaventoso. Il nuoto, credo, è lo sport che fa più selezione di tutti. Se posso dire una cosa, quando nuotavo io ero nuotatore di buon livello, no? Andavo ai campionati assoluti, sono andato in finale anche agli assoluti. C'erano circa 57 società, 60 al massimo, adesso sono 240. Capisci? Sono passati 50 anni, vero? Però sono 240 società con le piscine, pensa con che organizzazione, tutta la struttura intorno. Una volta io sono diventato allenatore nel 1975, perciò quando avevo 23 anni eravamo in 40, adesso sono 400, 350, perché è tutto un movimento che si è evoluto e naturalmente come tutte le cose diventano, e naturalmente più che una cosa si evolve più difficile diventa, insomma, no? I tempi limite dei cioè per i campionati ci sono i tempi limite, no? Perché cioè, per superare i tempi puoi fare i campionati, una volta erano ridicoli, adesso sono tempi sempre più duri, sempre più selettivi. E questi tempi vengono registrati in una sessione particolare? Si possono fare soltanto adesso, da un po' di tempo, da 2 anni, soltanto con i cronometraggi elettronici, cioè quelle piastre, no? Omega, quelle gialle. E si possono fare sia durante i campionati regionali, che sono delle varie prove, sia durante i campionati, si possono fare qualche meeting o all'estero, oppure sempre nella regione, oppure fuori di regione, però devono essere sempre questi meeting all'estero, devono essere autorizzati dalla Federazione Italiana Centrale. Tu fai una richiesta, loro ti mandano l'ok, e loro i tempi che fai là valgono per le varie manifestazioni nazionali, insomma. Giulia, come si svolge un allenamento e quante volte ti alleni tu a settimana, anche compatibilmente con questo nuovo impegno che è quello dell'università, una facoltà anche impegnativa come medicina? Io purtroppo quest'anno ho dovuto appunto dimezzare gli allenamenti, sono passata da 6 volte a settimana a 3 volte a settimana, poi siamo divisi i più grandi, durante i periodi più intensi si allenano addirittura 8-9 volte a settimana, fanno doppi allenamenti prima di andare a scuola e tornano il pomeriggio. Poi quest'anno abbiamo anche incrementato le sedute di palestra e di ginnastica a corpo libero, quindi è impegnativo, ecco. Quindi anche la mattina proprio alle 6:30 proprio sei prima. Sì, ho provato anche come esperienza personale. A gli anni precedenti a dormire la sera prima che ero crollavo. immagino. Anche mi è successo anche alle 9 proprio. Certo. Crollavo. Ed è un po' un denominatore comune anche col canottaggio, visto che seguiamo parecchio anche la federazione con i suoi protagonisti, li vediamo davanti a Piazza Unità che vogano, ed è una realtà veramente a cui va dato un grande merito anche la vostra di questi sacrifici che sono notevoli. Diamo anche qualche riferimento, Giulia, la vostra sede, la vostra casa, la vostra piscina, qual è? Anche perché siamo qua, siamo in zona, noi siamo qua via Campo Marzio, voi non siete troppo distanti. Sì, noi ci alleniamo nella piscina Bruno Bianchi, ecco. Possiamo là, siamo più là che a casa. Adesso è il momento di un'altra pausa qui al Caffè dello Sport, poi torneremo su Radioattività a parlare con Fulvio e Giulia della Triestina Nuoto. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso.
Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport, scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Questa è Radioattività, questo è il caffè dello sport. Stiamo parlando con gli amici della Triestina a nuoto. E a questo proposito, Fulvio, come sì. si insegna a nuotare? Qual è le primissime cose che si insegnano e quali sono invece gli errori più comuni che magari gli amatoriali o gli amatori, insomma, fanno? Non so, posizione, respirazione, movimenti. Dunque, quando io ho fatto tutta la trafila, naturalmente, ho incominciato in prima corsia con i bambini piccoli. Temporibus illis, fino ad arrivare in prima squadra a fare allenatore prima squadra. Per insegnare non è molto facile, ci sono certi naturalmente che sono più predisposti di altri, ma una volta si poteva incominciare a nuotare anche a 11 anni, a 12 anni, io ho cominciato a 12 anni, adesso sarebbe impensabile, una cosa veramente impensabile. Questi bambini cominciano a 5-6 anni, si mettono in prima corsia, che sono più sicuri perché si prendono sul bordo, poi gli istruttori sono vicini. E si insegna prima di tutto la respirazione, che è importantissimo, cioè andare sotto acqua, buttare fuori l'acqua dal naso, l'aria dal naso, e così ti stabilizzi un po'. E poi con la tavoletta, gambe a stile libero, sul dorso, così, e poi un po' alla volta si inserisce la bracciata, però non è facile. Sempre... Quindi non ci si può tappare il naso. Guai, perché... una cosa orribile, non si può, neanche quando si fa il tuffo, cioè, tanti fanno il tuffo a pirone, guai, mi fa incazzo tantissimo quando fanno così, perché non bisogna, soffiare via l'aria come se fosse in un fazzoletto, le dico così ai bambini, no? Come se fosse... come se avessi i moccoli e soffi forti fuori i moccoli, e così soffi fuori l'aria, e soltanto in questa maniera riesci a svuotare i polmoni dopo per recuperare l'aria quando respiri, insomma. Comunque il meccanismo si incomincia così da piccoli, perché non è facile, e dopo andando avanti con le esercitazioni, così un po' alla volta improvvisamente uno galleggia, poi nuota, prima male, poi sempre meglio, poi batte le gambe, inserisce la bracciata e finalmente cammina, insomma, come un bambino che prima va a quattro zampe, dopo tentene, casca, e poi improvvisamente sta in piedi e va, insomma, no? E questo è bellissimo. Io mi ricordo, questa è la mia esperienza personale, la mia sensazione, avrò avuto 4 anni quando avevo il salvagente, la prima volta che mi sono staccato in mare, naturalmente non c'era piscina quella volta, c'era, però forse neanche non c'era, no, non c'era, 52, sì, però era appena stata costruita, però io non andavo più. E mi ricordo la sensazione di tirarsi via il salvagente e galleggiare, e star sull'acqua, è una cosa incredibile, mi ricordo ancora adesso, insomma. E credo che anche per tutti questi bambini la sensazione, perché quando vanno in acqua hanno i braccioli, no? Sono con la tavoletta, una volta che si staccano, credo che sia come volare, insomma. Penso sì. Senza dir bugie, che questa sensazione la ricordo anch'io. Quando imparai a nuotare a grado in estate, stupendo. Non vengono fuori traumi infantili, tranquillo. No, tranquillo, no, perché no, lui no. Dopo mi prende in giro, so, il primo affogamento, queste cose qua. No, penso di ricordare anch'io quella sensazione della prima volta senza i braccioli, di stare a galla. Sì, la ricordo anch'io a grado. È tremendo, è bellissimo. Proprio visto che parlavamo di età infantile, Giulia, nel tuo percorso futuro e compatibilmente con gli impegni che sono tanti da atleta e da studentessa, ti piacerebbe insegnare ai più piccini, ai ragazzini a nuotare e a percorrere questa strada bellissima che è l'acqua in questo caso? Sì, sicuramente ho avuto modo di già lavorare, se così si può dire, con i bambini piccoli, proprio le prime armi con l'acqua, dove imparano a galleggiare, appunto a fare le bolle, a respirare. E sì, uno dei miei prossimi, diciamo così, obiettivi sarebbe quello di fare il brevetto istruttore e poi poter finalmente trasmettere la passione, insomma, anche le mie esperienze ai bambini. Fulvio, invece per quanto riguarda lo stile, la scelta dello stile, no? Sì. Quali sono i diversi tipi di stile? Proprio per fare una carrellata, per un'infarinatura generale, allora, per capire poi quali sono più adatti a chi.
Sì, abbiamo allora il delfino, il dorso, la rana e lo stile libero. Questi sono i quattro stili che possono essere messi insieme in delle gare, nelle gare di 200 e di 400 misti. E non va bene il cagnetto che facevo io, il cagnetto. Io sono un professionista nel cagnetto. Il cagnetto no. Comunque gli stili si imparano tutti e quattro, di base. Poi l'occhio esperto dell'allenatore, vecchio o giovane, deve essere pronto a capire quale è meglio indirizzare meglio la persona, insomma. Sono certi però che sono polivalenti, che possono fare indifferentemente il delfino, hanno qualche particolarità, cioè riescono meglio in uno stile, ma sono bravi in tutti e quattro. E loro abbiamo dei bravi mististi che fanno belle carriere così. Ma invece i più terribili sono i ranisti, no? I ranisti fanno solo rana, quasi sempre. Sono quelli più tetragoni a imparare qualsiasi altro stile. Naturalmente nuotano anche il delfino, lo stile, il dorso, però in maniera non tanto competitiva. Sì, non tanto competitiva. I ranisti fanno i ranisti. E sono certi ranisti che forse fanno il delfino perché fisicamente sono strutturati bene, ma il resto io mi ricordo i ranisti che fanno solo rana, insomma. Ecco. Non cambiate frequenza, abbiamo tempo fino alle 15 per stare assieme, o fino alle ore 21 naturalmente se ci state ascoltando nella replica serale. Restate con noi. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione dal cielo. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio, in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook, Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività, il primo refill è gratuito. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare la teccia! Cosa aspetti? Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin! Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. Siamo rientrati in studio con Guido Roberti, con Massimo Petronio. Vi ricordo la pagina Facebook della redazione sportiva di Radioattività, facebook.com/ilcaffedellosport. Non dimenticatevi anche naturalmente l'account su Twitter e anche il canale YouTube, dove potete trovare video interviste, immagini e tante cose che riguardano lo sport di Trieste. Torniamo però a tuffarci, anche se in questo caso parliamo di nuoto con i nostri ospiti. I tuffi li andremo a scoprire tra qualche puntata, quando avremo un'altra ospite molto gradita nei nostri studi, ma non vi svelo di più. Oggi abbiamo Fulvio Zetto e Giulia Battistuta. Si parlava di questa società triestina nuoto. Come si può approcciare, come si può arrivare alla vostra società, e quindi magari per i genitori che sono all'ascolto, iscrivere i loro bimbi all'ABC del nuoto? Ma quest'anno abbiamo avuto un grandissimo successo, circa 200 bimbi come primo approccio al nuoto. Non abbiamo mai avuto tanti, però dobbiamo renderci conto che 200 bambini non sono tantissimi, però per noi, per la nostra realtà, per il nostro spazio acqua in piscina va bene. Abbiamo tutti i corsi sono completi, sono esauriti, anche il sincronizzato e anche i tuffi
hanno avuto un grosso successo quest'anno, perciò possiamo brindare. Per iscriversi si può venire in piscina, andare al terzo piano del settore dove c'è la piscina da 50 metri, nella segreteria della Triestina al terzo piano, oppure anche si può guardare, credo, su internet, sul sito, certo, che sicuramente ti dà tutte quante le informazioni per iscriversi e per gli orari dei corsi e via dicendo, insomma. I bambini da quanti anni in su? Dai 4 in su. Dai 4 anni. Certi, facciamo prima una prova. Ah. Certi anche a 3 anni possono venire presi, però devono avere delle attitudini, capisci? Devono stare, cioè, a casa. Fisicamente già un po' formati. No, diciamo. Devono stare a casa bene, non aver paura, perché i bambini di 3 anni. Psicologicamente. Esatto, molto più. Devono essere psicologicamente già forti, perché ci sono tantissimi bambini che vengono a provare, però provate a pensare, un bambino di 3 anni, nell'ambiente come la Bianchi, è come se noi andassimo nella Cappella Sistina. Sì. Che è enorme, no? Un rumore spaventoso, cioè come inquinamento acustico è terribile, no? E questo bambino di 3 anni si trova con questo mare davanti, questo soffitto che non vede neanche dove finisce, e poi la reazione naturale è il pianto, insomma, no? Invece quelli che non riescono a inghiottire le lacrime, a essere forti, si possono prendere anche prima dei 4 anni, perché si vede che sono così, hanno già la personalità, esatto, qualcosa succede, insomma. Il nuoto come sport completo, adesso sì, andiamo in pausa e poi scopriremo anche dalle parole di Giulia e Fulvio se questa è solo una leggenda o anzi molto probabilmente è una realtà. Pausa e poi ancora qui su Radio Attività con la Triestina Nuoto. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Wow, scooter nuovo? Bello, eh? Ed è pure elettrico. Ma dai, chissà quanto ti sarà costato. Molto meno di quanto pensi. E poi spendo 50 centesimi per 100 chilometri, il bollo è gratis per 5 anni, l'assicurazione mi costa la metà e posso circolare nelle zone a traffico limitato. Bravo, e rispetti l'ambiente. L'ho preso da City Green, un nuovo negozio in via Carducci 43. Da City Green, bici elettriche, impianti fotovoltaici, illuminazione a LED e anche test drive e noleggio. City Green. Pensa, vivi, lavora green. In via Carducci 43 a Trieste, di fronte al mercato coperto. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Triestina Nuoto al Caffè dello Sport, ultima parte, ultime battute con gli amici Fulvio e Giulia. Allora Giulia, a proposito di nuoto, si parla del nuoto e quando se ne parla si parla di sport completo a 360 gradi che sviluppa tutta la muscolatura, e questo che radici scientifiche ha? E qui ti aggancio anche il discorso della medicina e dell'università, perché ti chiedo anche se in qualche modo la medicina è collegata alla medicina dello sport. Questo sì, diciamo che il nuoto è una preziosa fonte di benessere, è proprio uno sport completo e sviluppa tutti i muscoli, insomma, tutti gli aspetti anatomici. Tutti gli organi. Sì, sì, è molto vario, infatti chi lo considera uno sport noioso che viene effettuato solo nella solitudine, andando avanti e indietro per la vasca, si sbaglia, perché le possibilità di gesti tecnici, ecco, sono, di variare gesti tecnici, sono veramente infinite. Tantissimo. Io mi prendo solo qualche secondo per ricordare alcuni appuntamenti. Peraltro, sbirciando sul blog, sul sito della Triestina Nuoto, ho visto che c'è la collaborazione con l'agenzia Viaggi Gens Mundi, che la società viaggia con Gens Mundi, ed è Gens Mundi un'agenzia amica anche di Radioattività, infatti partner della trasmissione Basket for Trieste On Air, che tornerà giovedì a partire dalle ore 18:30. Ricordatevi poi domenica 22, un grande appuntamento che mancava, pensate, da 11 anni, dal 2003-2004, De Longhi Treviso Pallacanestro Trieste, un grande classico della pallacanestro nostrana, in diretta su Radioattività. Ci saremo, ci sarà la voce di Emilio Ripari a raccontarvi la partita dal Pala Verde.
Io direi che siamo alle conclusioni, per cui Giulia e Fulvio, è lecito chiedervi naturalmente i saluti e i ringraziamenti a chi avete piacere. Mi vorrei fare un saluto e un ringraziamento alla mia assistente, che bisogna parlare anche di lei, che si chiama Frida Kotic, che cura insieme a me tutta la prima squadra, che è molto brava e molto attenta e mi dà una grossa mano per la mia attività, insomma. Grazie Frida. E io faccio un grosso saluto, diciamo, ai miei compagni di squadra, a tutta la società, agli ascoltatori, e un grazie a voi. Mm-hmm. Tante grazie. Allora, un in bocca al lupo da parte della redazione sportiva di Radioattività a tutta la Triestina Nuoto, lunga vita anche alla vostra partecipazione, alla vostra collaborazione con la Triestina Nuoto, e in bocca al lupo anche a Giulia per l'università. Abbiamo detto medicina sì. Dello sport, sì o no? Ancora a tempo, insomma. Grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento a martedì prossimo. Ciao. Il caffè dello sport, l'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Il caffè dello sport, ogni martedì su Radioattività. Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport.